Bene, io direi di iniziare così, ottimizziamo anche i tempi. Non mi sono preparato nessun tipo di discorso introduttivo perché è un incontro tecnico, un incontro tra addetti ai lavori, come sapete, e l'obiettivo è quello di presentare in chiave generale tutta l'offerta didattica ad oggi pensata e rivolta a tutte le scuole dallo studio associato EOCRIS. Un piccolissimo discorso introduttivo, o meglio, approfitto di questo momento per salutarvi, ovviamente, questo è un gran piacere, per vedere che sempre di più questo è un appuntamento tradizionale che viene colto anche come momento di inizio dei lavori e per vedere che ogni anno c'è molta curiosità nei confronti della nostra offerta. Questa offerta che vi assicuro è frutto di un'estate intera di pensieri, di esperienze fatte sul campo che poi si traducono anche nelle nuove attività didattiche per l'anno scolastico successivo. Detto questo, inizio io quest'anno che di solito chiudo e poi passerò la parola a Mara e a Paolo. Iniziamo quindi col settore archeologia e storia antica. Allora, archeologia e storia antica, ho deciso di mettere questa immagine qua, perché quest'anno vedrete che il taglio che do a archeologia e storia antica è un taglio essenzialmente paesaggistico. Questo sono i ruderi di un castello molto bello, che è il castello di Pinzano, con vista verso nord, vestigia di una fase rinascimentale, perché i castelli sappiamo che qua da noi si prestano a moltissimi tipi di attività che vanno trasversalmente ai limiti cronologici o ai confini cronologici del curriculum storia. E quindi pensavo che fosse particolarmente evocativa per quello che sarà appunto il taglio dell'anno scolastico 2018-2019 per archeologia e storia antica. In realtà la presentazione poi la farò strutturata per macro aree o per contenitori, per così dire, quindi musei, aree e siti archeologici ovviamente, l'archeologo in classe di cui parleremo a breve e poi le escursioni che sono quelle che più caratterizzeranno le attività outdoor, per così dire, del settore archeologico. Per quanto riguarda i musei, Museo Archeologico Castello di Torre, Friuli Occidentale, il museo lo conoscete un po' tutte, riassume in maniera diacronica, cioè attraverso il tempo, quello che è stato lo sviluppo, almeno lo sviluppo documentato in buona parte, del territorio del Friuli occidentale, sbordando con quelli che sono i confini amministrativi o erano i confini amministrativi della provincia di Pordenone, e quindi si presta moltissimo a una programmazione didattica che va trasversalmente agli anni dei bambini o dei ragazzi, ma che coinvolge anche gli aspetti più legati a un lavoro di competenza in riferimento alla storia antica e al paesaggio. Vi faccio soltanto alcuni esempi di come è fatto il museo archeologico, anche se lo conoscete. Ho selezionato queste immagini perché vorrei quest'anno puntare l'attenzione e stimolare le vostre richieste sul fatto che, a differenza di altri musei archeologici territoriali, quello di Pordenone ha sì la caratteristica di essere diacronico, quindi prende tutto il territorio e lo sviluppa, come vi ho detto, in 40.000 anni di tempo, ma soprattutto realizza molti contesti archeologici dal punto di vista della loro ricostruzione. Voi sapete perfettamente, soprattutto per i bambini, i più piccoli, quando ancora non si affronta il percorso storia, di quanto sia importante contestualizzare il reperto archeologico. Tutte e molte altre ricostruzioni di questi ambienti confluiscono in quest'area. E questa è la cosa su cui vorrei spingere, prima di entrare dal punto di vista tecnico sulle attività nuove, quantomeno, del Museo Archeologico. Museo Archeologico Castello di Torre, come vedete, e qui, si trova all'interno di un'area che è in sé un'area archeologica, ma non è soltanto ricca dal punto di vista delle valenze legate alla storia antica o alla storia più recente, è un'area che ha anche tutta una serie di valenze di carattere naturalistico. Allora, nella logica del muoversi all'esterno del contesto del plesso scolastico, nella logica di utilizzare questi che sono dei presidi culturali anche vocati alla didattica, secondo noi l'area di Torre è un'area che ben si presta dal punto di vista anche logistico per le gite. Allora, riflettiamo su quali possono essere le valenze di Torre. Castello,
in sé come struttura, quindi secondaria di primo grado o anche secondaria di secondo grado con tutte le sue fasi, ma inserito in un contesto paesaggistico. All'interno del castello ci sono 40.000 anni di storia del nostro territorio, ciascuno dei quali è sviluppato, ciascuna fase delle quali è sviluppata attraverso una serie di attività didattiche. Abbiamo delle strutture di accoglienza anche dedicate alla didattica, sala conferenze e aula didattica che molti di voi conoscono. Abbiamo un sito di primo barra terzo quarto secolo d.C., la villa romana di Torre, con le sue rimanenze anche più alte, non soltanto con quella visitabile attualmente. Abbiamo l'archeologia industriale. Tutto questo, come vedete, in un'area veramente circoscritta con un unico attraversamento stradale, che vi permette anche di ragionare su come si possa stare a Torre mattina e pomeriggio, sfruttando contestualmente anche l'area verde, di cui comunque ci sono moltissime offerte del settore naturalistico e che ovviamente possono essere complementate. Ultimo scoop, posso dire, Mara, è che iniziamo a ragionare anche in chiave artistica nel contesto di Torre, dal punto di vista di ciò che è arte all'interno della struttura di castello, e poi insomma il Pordenone si sta avvicinando e la chiesa di Torre è uno di quei contesti. Andando avanti, questo è il progetto che vedrete, dopo vi spiegheremo anche dove recuperarlo. Ne abbiamo fatto una banale, semplicissima stampa in bianco e nero, ma insomma il concetto è che tutto ciò di cui parleremo è visibile e scaricabile dal sito di Eupolis. Dopo Paolo vi farà vedere anche con una serie di scenari, di simulazioni. Quello che di nuovo c'è è molto. Ho deciso di mettere quest'anno, come l'anno scorso, tutta una serie di attività anche particolarmente originali, cioè basando la mia progettazione didattica su un po' la volontà di stravolgere quelli che erano gli schemi classici. Vedete che l'offerta è codificata in base agli ambiti cronologici, che molto spesso coincidono con l'età scolare dei bambini o dei ragazzi, però all'interno ci metto delle attività che sono metodologicamente trasversali. Per esempio, lo strano caso del corpo nel vaso è un'attività di antropologia, ma collegata essenzialmente ai reperti ossei, quando rimangono, o comunque l'interpretazione dei corredi delle urne cinerali. Stiamo parlando quindi di programma di quarta e di avvicinamento tra programma storia antica in quarta grande civiltà con quello che è la realtà territoriale. Altri esempi, i marchi di produzione, cioè i bolli laterizi, alla maniera di Sherlock Holmes. Questa è un'attività che si basa invece sull'interpretazione delle paleopatologie, cioè un'antropologa fisica che attraverso gli scheletri altomedievali li fa vedere ai ragazzi, fa provare ai ragazzi quali possono essere i criteri per individuare e determinare età, sesso, ma anche le malattie, a volte le cause di morte, che in alcuni casi sono cause di morte violente di questi scheletri. Modi dell'abitare, e cosa che ho introdotto, logica che ho introdotto l'anno scorso e che quest'anno sto cavalcando, è quella di coinvolgere anche le fasce d'età dei più piccoli. Cioè, partendo dalla scuola dell'infanzia, dal primo ciclo della primaria, cioè quelle fasce che per curriculum non fanno storia antica, non fanno storia, ma che in realtà per competenza vanno a lavorare molto su quelle che potenzialmente sono gli schemi, le logiche di analisi e di ricostruzione del passato. Lo facciamo in maniera giocosa, con dei racconti, ma anche con altre attività di cui vi parlerò a brevissimo. Torre di Pordenone ha una logica. Per le scuole di Pordenone, grazie al finanziamento del comune di Pordenone, c'è la gratuità completa fino all'esaurimento del budget. Per le scuole extra comune di Pordenone, e quindi anche le secondarie di secondo grado, ci sono delle quote di partecipazione che corrispondono alla durata dell'attività, e c'è un metodo per poi effettuare la prenotazione, ne parleremo dopo, ma anche le modalità di pagamento, insomma, quelle sono cose più tecniche che si possono approfondire molto velocemente anche dopo. Altro museo monteriale Valcellina, che ha una logica diversa da quella di Pordenone, perché riguarda invece l'insediamento di Monteriale e lo sviluppa in un arco cronologico di circa 2000 anni. E arriviamo fino a 2500 anni, arriviamo fino al Medioevo. Abbiamo delle unicità però Monteriale Valcellina. Quel bimbo scout eccezionale che ha fatto un'attività bellissima, mi ha permesso di realizzare un'attività bellissima, questo bambino mi è rimasto nel cuore. Sta osservando e sta ragionando su delle spade del ferro e bronzo. A Pordenone non abbiamo spade, abbiamo altri elementi, quindi Monteriale e Pordenone
possono complementarsi. Quando si parla di spade, ovviamente io ho un figlio di 10 anni, insomma siamo più o meno di fronte alle spade, la sua maestra lo sa, ma quando si parla di spade si parla di un aspetto della cultura materiale che apre il campo all'età dei metalli e a tutti i cambiamenti sociali che riguardano l'età dei metalli. Si parla di guerrieri, si parla di classi sociali, si parla di differenze di ruoli e anche di gestione del potere. Sono tutti quegli argomenti che magari fate quando trattate i Sumeri o le civiltà mesopotamiche o gli Egizi, noi abbiamo delle testimonianze territoriali da questo punto di vista. Museo archeologico Federico De Rocco. San Vito a Tagliamento, anche questo museo molto interessante che ha una logica espositiva a metà tra l'uno e l'altro, in cui ci sono dei reperti estremamente belli, uno tra tutti, ma è brutto selezionare giusto per sintesi, la collezione, la raccolta di reperti archeologici derivanti dalla villa del Gorgazzo, villa romana, tra cui un bronzetto rappresentato un Eracle, bellissimo. E molto probabilmente, adesso dobbiamo ancora definire perfettamente, ma da quest'anno si potranno sviluppare anche attività non soltanto nel centro storico di San Vito al Tagliamento, che è bellissimo, molto 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 sfruttabile in chiave didattica anche perché sostanzialmente chiuso al traffico, ma nello stesso castello di San Vito al Tagliamento. Castello di San Vito al Tagliamento, quindi unendo gli aspetti più architettonici e la cosiddetta stratigrafia degli alzati agli aspetti più strettamente artistici. Il progetto di San Vito al Tagliamento è finanziato dal comune di San Vito al Tagliamento, prevede invece una quota simbolica di 2 euro a partecipante, a prescindere dalla durata dell'attività. Ci sono altre attività invece che riguardano aree e siti archeologici. Un esempio tra tutti è quello del Palù di Livenza, di cui tanto sentite parlare in questi giorni, perché? Perché in questi giorni è ripreso lo scavo archeologico. Vi suggerisco di andare domenica prossima a Palmero, ci sono di nuovo le visite guidate condotte proprio dalla sovrintendenza archeologica, un sito eccezionale, anch'esso si presta tantissimo ai collegamenti interdisciplinari, se non multidisciplinari. E in questo sito si possono sviluppare attività di carattere archeologico di sperimentazione, sostanzialmente. Bella l'idea di collegare Palù di Livenza a Torre di Pordenone, perché i reperti, almeno non gli ultimi trovati, ma quelli che storicamente sono stati trovati a Palù, sono conservati ed esposti a Pordenone e quindi si inizia a lavorare veramente tra museo e extramuseo col territorio. Altro sito che stiamo sviluppando in chiave didattica è un sito che invece si trova vicino a Palù, a Colcenigo, ed è un mulino privato che è stato ristrutturato dalla famiglia proprietaria. È il mulino Faletti Sanchini, si trova diciamo sotto il castello di Colcenigo. Hanno potuto mantenere e in buona parte ristrutturare non soltanto, come vedete a destra, il mulino, ma nel piano integrato anche tutte le infrastrutture che facevano funzionare il mulino e che facevano parallelamente funzionare anche la segheria a cui era adibita la struttura. Perché insisto su questo? Intanto perché è molto affascinante come luogo, ma soprattutto perché su questo si può lavorare veramente trasversalmente, si può fare non soltanto storia. Qua stiamo parlando di un periodo che è quello veneziano, per cui se ci atteniamo ai programmi di storia, sto parlando alle secondarie, sostanzialmente è un 5, 6, 700, ma si può anche ragionare dal punto di vista delle scienze fisiche, poi insomma ci sono mille sviluppi. È stato previsto nel restauro anche un'enorme aula didattica, quindi la visione di questo restauro di iniziativa privata, io approfitto per ringraziare i proprietari, è stata quella di metterla a disposizione anche dell'utilizzo didattico con le scuole. Andiamo avanti velocemente. L'altra categoria, l'archeologo in classe. Abbiamo parlato di musei e quindi di luoghi a cui voi accedete, stiamo accennando ad alcune aree a cui voi accedete, ma c'è anche una possibilità alternativa o complementare, che io spingerei molto, che è quella del progetto didattico che viene a scuola da voi. Questo progetto io lo metto sempre come work in progress perché io ragiono come settore su contenitori di riferimento, ma sicuramente si possono fare coprogettazioni anche totali su quelli che potrebbero essere gli interventi potenzialmente da realizzare in classe. Per quanto riguarda questa iniziativa, primi passi tra i reperti. Su questo io devo ringraziare tantissimo due mie amiche, prima che collaboratrici, archeologhe e fumettiste,
che hanno creato questo intero pacchetto di attività dedicate infanzia e primo ciclo. Hanno creato un vero e proprio piccolo libretto a fumetti, una storia molto ben curata e studiata, la storia di due bambini di 4 a 6 anni che vivono nella preistoria e che ogni momento della loro giornata tipo lo fanno corrispondere a una piccola attività didattica anche completamente sperimentale, cioè completamente di archeologia sperimentale. Questa è una di quelle attività, l'abbiamo provata in diverse scuole dell'infanzia, che serve appunto per avvicinare i più piccoli, che classicamente sono esclusi, no, dall'archeologia, invece di prenderli dentro questo ambito disciplinare per poi prepararli, non dico in maniera propedeutica, ma sicuramente per affascinarli o tentare di affascinarli e poi arrivare ai musei in un momento opportuno. Per quanto riguarda invece le secondarie di primo e secondo grado, beh, ci sono tantissime possibilità, che vanno dall'archeologia sperimentale in senso stretto, vanno alla costruzione di diorami che sono in realtà collegati con reperti archeologici territoriali. Qua stiamo ricostruendo l'ipotesi di un castelliere, cioè di un sito fortificato dell'età protostorica. Scavi archeologici, lavoro sulla cartografia, costruzione di mappe archeologiche, eccetera, eccetera, eccetera. Sono soltanto, ripeto, degli spunti perché si possono progettare. Per quanto riguarda invece le secondarie di secondo grado, abbiamo anche un'offerta di approfondimenti più tematici e più puntuali. Questi sono alcuni dei temi: la conservazione e distruzione dei siti archeologici. Insomma, sapete che come Eopolis quest'anno a Montreale, durante l'estate, abbiamo puntato molto su questo, secondo me. È uno dei modi in cui archeologia, cioè storia e storia più antica, si riunisce all'attualità del presente. Ultima cosa, escursioni storia e natura. Alcuni spunti anche di questo. Abbiamo molte tracce di archeologia, a prescindere dai siti archeologici classicamente riconosciuti, Villa Romana e quant'altro, nel nostro territorio. Per sviluppare in chiave didattica, indubbiamente, lavorare in maniera coordinata con gli altri settori dello studio Eopolis è basilare. Basilare perché? Perché sono dei posti molto belli e che ti permettono di capire le scelte dell'uomo operate nell'antichità attraverso anche una lettura delle risorse che nell'antichità o attualmente sono presenti in questo territorio, che sono risorse naturali. Il rapporto ambiente, uomo e natura è fondamentale per capire le scelte antropiche. Queste sono delle pietre di confinazione di epoca veneziana. Vedete, queste incisioni sono state poi ridipinte in rosso con un rosso fatto apposta e ti dimostrano come durante l'epoca veneziana, dalla fine del 1500, il bosco del Sitio è stato gestito nella sua deforestazione. Si può fare un'escursione, ma si può ragionare anche sull'uso delle risorse in questa chiave. Chiaramente si può scegliere di farlo con una seconda della secondaria di primo grado, perché stanno facendo quest'epoca, ma si può anche farlo con un'altra fascia d'età, perché è un'escursione in cui si vede come metodologicamente si ricostruiscono alcune cose. Quest'anno abbiamo introdotto anche la canaletta del Ruial, San Tomé di Dardago, è stata recuperata da un gruppo di appassionati volontari straordinari che hanno fatto un lavoro eccezionale. Serviva a partire dalla fine del 1600 a valle della chiesetta di San Tomé, che è un sito neolitico dell'età del rame, eccetera eccetera eccetera, fino alla chiesetta medievale, serviva per pescare l'acqua, convogliarla dalla sorgente, vicino alla sorgente cosiddetta degli Agaroi, fino poi alla pianura. Quindi modificazione del territorio, escursione molto suggestiva, storia completamente trasversale alla natura. Infine, i castelli. Questi siti hanno una valenza, un impatto paesaggistico enorme. Voglio dire, Pinzano, quello dell'inizio, stiamo vedendo la curva con la stretta di Ragogna, questa è Ragogna, e quindi si lavora anche su come è fatto il nostro territorio. Su questo si può anche impostare tutto un lavoro di tipo naturalistico collegato al fiume principale della nostra regione. Montereale Valcellina, si va in un sito a leggere un sito archeologico, e quindi è vero, lo si fa quando si fa il medioevo e medievale, ma lo si può fare anche in chiave più strettamente di lettura di un paesaggio antico. E passo la parola a Mara, sono stato il più sintetico possibile perché in realtà capite che le possibilità sono tantissime. A sintesi di tutto, a conclusione di tutto, Paolo vi farà vedere anche come accedere a tutte le informazioni per prendere contatti diretti. Il principio fondamentale per l'archeologia è questo:
molti di voi hanno il mio contatto diretto, dopo ci sarà ribadito, per qualsiasi idea che esce fuori da questi che sono degli schemi, dei macro schemi, io sono a vostra disposizione, perché e questo è il momento, secondo me, per riuscire a progettare musei e oltre i musei. Grazie infinite. Sono Mara, quest'anno porterò avanti quello che è il settore storico artistico. Il cronometro, no? Il settore storico artistico. Allora, un lavoro che è già iniziato negli anni passati, porteremo avanti qualcosa del passato e introdurremo delle novità. Il progetto Arte Muse è legato al Palazzo Civico Ricchieri, Museo d'Arte, parleremo poi del concorso delle cartoline dal mio quartiere, a spasso per mostre, perché l'arte si nutre anche e soprattutto di questo, insomma di questi bellissimi eventi che offre anche la nostra città. Arte e storia vengono da te, andiamo anche in classe, conosciamo i luoghi e soprattutto poi andiamo a vedere anche quelli che sono i luoghi esterni alla scuola, ma collegati anche a esse, le biblioteche, eventi particolari sul territorio. Allora, vediamo se. Allora, iniziamo dall'offerta proprio quella tecnica, Arte Muse, servizio che si svolge a Palazzo Ricchieri, non solo all'interno di Palazzo Ricchieri, ma anche in quella che è la Contrada Maggiore, quindi la parte, il nucleo storico della nostra città, quindi la formazione, la fondazione della nostra città. Tre sono i grandi settori che vanno a proporre quello che è il Museo Civico e le sue collezioni, quindi una selezione di opere, di temi, dal Grigoletti alla scultura lignea, alla scultura in generale, ai volti, alle emozioni, ai colori, insomma l'arte ci permette di giocare e giostrarsi in maniera molto ampia, insomma il Museo Civico è un ottimo contenitore ricco di spunti. Andiamo poi al territorio e alla città, quindi come dicevo il nucleo storico, quella che è la città, la sua formazione, la sua vocazione commerciale e in particolare anche quest'anno vogliamo puntare molto su quello che è la storia del Pordenone, il Pordenone Giovanni Antonio De Sacchis legato proprio alla sua città, anche lo studiolo lo stanno ultimando, insomma ci sono vari elementi che si vanno ad unire a queste nuove scoperte. Ma non solo, siamo nella fine del centenario, comunque anche la città, la guerra nella nostra città, quindi come è stata vissuta, l'occupazione, quindi i segni che si trovano anche sul territorio. E poi la sperimentazione, perché l'arte è anche e soprattutto questo, sperimentare, contaminare, tirare fuori le emozioni, tirare fuori quelli che sono i sentimenti, tutto quello che può dare qualcosa di sé attraverso un prodotto artistico. La danza del museo, perché al museo dobbiamo rimanere fermi davanti a un quadro? È bellissimo poter vedere dei bambini che provano a muoversi, a interpretare un quadro, lo facciamo spesso con i bimbi dell'infanzia, mettiamo delle musiche, qualcosa che crea un po' di confusione all'inizio, in realtà poi i bambini rimangono ben colpiti e guardano in maniera più attenta il quadro, sembra quasi assurdo, però è così. Ma anche proprio colorare con la musica, ma contaminare, mettere anche quello che è il movimento del corpo all'interno di una visione, non solo statica, del quadro e del museo. Ho parlato dei bambini dell'infanzia, ovvio la nostra offerta va dall'infanzia, dai bimbi di 3 anni, ai ragazzi del liceo, quindi è varia e basta, e in ogni caso è modulata e calibrata proprio a seconda dell'età. Ovviamente i termini, tutto quello che è l'approccio si va a modulare. E non sto a ripetere quelle che sono le modalità di pagamento perché è una cosa insomma, che poi si va a ripetere nei vari tre settori. In ogni caso una cosa molto interessante è quello di incrociare, creare dei percorsi, dare la possibilità di non fare solo un'esperienza, ma creare qualcosa di completo, in modo da coinvolgere il più possibile i ragazzi in questa esperienza. La cosa migliore è quando i bimbi tornano in autonomia al museo con i loro genitori e cercano di dire e spiegare quello che hanno visto, quindi vuol dire che qualcosa hanno sentito ed è per me quella la cosa migliore, vuol dire che abbiamo portato a casa qualcosa. Qui ci sono delle immagini, allora volevo farvi vedere, appunto, abbiamo dei ragazzi più grandi che si affascinano, provano a entrare nel quadro, beh, un'attività che piace molto e la faremo anche in occasione del cinema muto, sono i Tableau Vivants, ricreare un'opera.
potrebbe essere semplice, non lo è, bisogna studiare, analizzare, capire, entrare nel quadro, mettersi soprattutto in gioco. Ci sono attività per i bambini più piccoli, qui abbiamo, era un'infanzia appunto sul colore, quindi le sensazioni, le emozioni che ne vengono fuori, beh, anche solo analizzare gli elementi architettonici. Questo, per dire, questo bimbo che mi stava indicando, mi stava chiedendo se fosse un cono gelato. Chissà, forse era ora di pranzo, magari sentiva, aveva voglia di mangiare, ma però la fantasia viaggia e va. Poi ci sono le sperimentazioni tecniche, la stampa, è una cosa che spingo molto, la stampa, lo stencil, quelle che sono tutte le tecniche propriamente artistiche, e poi il mettersi in gioco, il guardarsi, qui c'è un bimbo che si guarda allo specchio e prova a fare delle facce. Sembra semplice, in realtà non è, proprio mettersi in gioco prima di tutto con se stessi. Il concorso cartoline dal mio quartiere, lo abbiamo fatto quest'anno passato, lo faremo anche per questo in corso, e il mio quartiere, tante volte noi guardiamo quello che ci circonda. I bambini vivono, ma magari in maniera un po' più superficiale, quelli che sono gli spazi. Qui si invita proprio a guardare, dopo una serie di incontri anche proprio in città, a guardare quelli che sono gli elementi del proprio quartiere, del proprio paese, della propria città, mettersi in gioco e creare delle cartoline che poi vengono proprio spedite al museo. E poi si mette in moto tutto un meccanismo particolare, le classi verranno invitate al museo, i bambini diventeranno i curatori, perché si creerà una mostra a fine anno che esporrà tutti questi lavori. Quindi si chiedono ai bambini di fare gli inviti, una presentazione, quest'anno passato l'assessore ha presenziato e quindi i bambini hanno proprio parlato di fronte a lui, hanno introdotto il tema e si sono messi in gioco veramente con un allestimento molto molto gradevole. Qui c'è un esempio, per esempio, delle cartoline. Erano dei bambini del centro di Pordenone e hanno deciso di ricreare in maniera molto interessante, molto, molto bella, vedete variopinta, la nostra città pinta, sì, l'hanno colto proprio il tema, si sono messi in gioco appunto sul Pordenone. Foto, video, durante i vari laboratori vengono fatte foto, video promozionali, in modo da poter poi dare anche quello che è un senso al lavoro, vedere quello che è il lavoro che viene fatto. A spasso per mostre, come dicevo, molte sono le mostre che vengono offerte non solo dal comune di Pordenone, ma anche nelle zone limitrofe. In questi giorni è presente, appena iniziata da poco, il 16 settembre finirà il 9 dicembre, la mostra di Mario Sironi. Una mostra molto interessante che abbraccia un periodo storico ben preciso di questo artista, che è dal 13 al 24. Comprende la guerra, quindi per i ragazzi più grandi può essere un interessante collegamento, perché proprio nel periodo della guerra Sironi, che era andato al fronte, diciamo così, insomma un po' l'aveva sviato, però faceva proprio quelle che erano le illustrazioni per tenere sulle truppe, e quindi tutti quelli che erano i giornali di trincea, ma poi continuerà le sue illustrazioni per i giornali del fascismo, del periodo fascista. Quindi storicamente per i più grandi abbiamo un periodo ben definito, per i più piccoli invece è interessante tutta la parte della grafica, le immagini che vengono semplificate, come vengono composte, è comunque una possibilità di vedere un artista del Novecento, che ora non affronteranno, ma che mi permette di andare oltre, di tenere come un bagaglio, come diceva appunto Luca, sì, magari loro non lo stanno facendo a scuola, ma è una cosa che poi magari porteranno dentro di loro e poi le terranno a mente, a cuore anche. E poi ovviamente il Pordenone, stiamo aspettando il 19 proprio per tutte le mostre, tutte le manifestazioni che sono legate a uno dei pittori più importanti per la nostra città. L'arte e la storia arrivano anche in classe, ovviamente, arrivano in classe con dei progetti ben specifici per il liceo, quindi progetti storia, quella che è la conoscenza della città, lo sviluppo della città dalle origini al dopoguerra, percorsi artistici per l'infanzia, proprio creati ad hoc, un esempio, un percorso di 5 incontri fatto con una scuola dell'infanzia lo scorso anno su quello che è il volto e le emozioni. Quindi attraverso, scusate, diverse tecniche, analizzare emozioni, sentimenti, quindi creare proprio un percorso concordato con gli insegnanti che può incanalare determinati temi. Uscite sul territorio, non solo Pordenone, ma anche, come appunto si diceva, San Vito, tanti altri,
laboratori sperimentali, come dicevo, d'arte e sperimentazione, quando si può portare in classe, si è anche magari più liberi di giostrarsi e andare su temi ben specifici. E poi giornate, gite, l'abbiamo fatto nell'anno scolastico passato, andare proprio a creare una giornata intera, tutta una scuola, in giro per Pordenone tra i musei e le mostre, quindi con l'archeologia, con la scienza, mettere insieme tutti gli ambiti in modo da creare proprio un'esperienza a 360 gradi, diciamo così. Ovviamente sempre calibrati per i più grandi e i più piccini, tutto si va a... La biblioteca molte volte viene visto come un luogo un po' separato, ma in realtà tanti sono i dopo scuola, tante sono le biblioteche vicino alle scuole, all'interno delle scuole. Perché non continuare anche qui tutta una serie di percorsi artistici che permettono di conoscere delle tecniche un po' particolari? L'esempio è, scusate la mia pronuncia, il caviardage. Allora, prendiamo un testo scritto. E andiamo leggendo a eliminare delle frasi, delle parole, in modo da ricomporre un nuovo testo. Ora farò un esempio banale, scusatemi. Avete mai visto Philippe Daverio, quando faceva la sua trasmissione, che dietro di lui aveva quel testo mezzo tagliato? Ecco, quella è la tecnica del caviardage. Si va a tirare fuori, estrapolare da un testo, una storia, una poesia, qualcosa, e poi andarlo a ricreare anche in maniera artistica. Giocare, facciamo finta che le maschere, quindi creare qualcosa di nuovo, gli eroi argentati, i libri di artista, i libri di artista sono una fonte incredibile, ma anche i silent book raccontano, parlano di esperienze, di emozioni con anche elementi molto molto simili. Eventi. Allora qui nel piccolo, Humus Park, l'evento concluso con Humus Park, le rendate una fonte incredibile per i bambini di sperimentazione, perché sono nella natura, a contatto con la natura e conoscono un po' anche quelli che sono i tempi della natura che tante volte vanno a sfuggire. Come vi dicevo, il tableau vivant, le favole a lume di candela, e FAMU. Allora, in occasione di Pordenone Legge anche abbiamo fatto delle attività, come vi dicevo, anche i tableau vivant per il cinema muto, e FAMU sono tutti eventi per famiglie e bambini che sono collegati al museo, ma sono cose che poi dopo comunque andrete a trovare sempre nella nostra newsletter. Questo ad esempio era un'attività in un laboratorio dove si andava a ricreare una storia invertita, dove Cappuccetto Rosso non era più la dolce bambina, ma in realtà era lei l'assassina del lupo. Quindi insomma, i bambini poi avevano anche ricreato proprio il piccolo siparietto dove si mettevano in gioco e creavano proprio la storia al momento. Io concisa e passo subito, tanto perché con l'ansia dell'orologio di Luca qui avanti tolgo subito. Allora, buonasera a tutti. Se qualcuno mi conosce, sono Paolo, sono senza voce, ci provo lo stesso. Paolo Antoniazzi, responsabile del settore scientifico e naturalistico dello studio. Avete più o meno capito che ormai sono passati 15 anni da quando abbiamo cominciato e sempre più questi tre settori sono meno definiti, sono più contaminati uno con l'altro, per cui certe cose in realtà verranno ripetute e certe cose che verranno presentate adesso facilmente occupano spazio negli altri settori. Questo perché crediamo molto in questa contaminazione tra settori. Parto subito, così sono veloce, con alcune novità di quest'anno, non vi presenterò tutto, vi presento le cose principali, poi eventualmente ne discutiamo. C'è questa mostra, abbiamo partecipato e vinto questo bando indetto dall'ARPA regionale. Ci sono due mostre in realtà prodotte dall'area ARPA, forse che probabilmente avete già conosciuto perché a Porcina per esempio sono stato un sacco di volte. Quest'anno l'animazione a queste mostre la condurremo noi. La mostra è tra 10 giorni è a Muggia, però diciamo che vi sconsiglio di arrivare a Muggia. Però in primavera dovrebbe arrivare
in una località qua vicina. Adesso non mi sbilancio, molto probabilmente sarà Pordenons, però è ancora da definire, o Pordenone e Pordenons probabilmente. E nell'occasione ci saranno 30 laboratori biotici gratuiti, offerti a chi prima prenota, e la mostra ha diversi temi. Insomma, sono due mostre, ma in realtà verranno fuse in un'unica mostra, che è una parte di pannelli dedicati a varie tematiche, l'acqua, la gestione dei cambiamenti climatici, l'energia, la biodiversità, le onde elettromagnetiche, i rifiuti e la mobilità sostenibile, e un'altra parte più strettamente sperimentale, con tutta una serie di exhibit molto efficaci dal punto di vista didattico, che collegano tutte queste tematiche, soprattutto diciamo, il tema chiave è l'energia, perché comprendendo le trasformazioni energetiche si possono capire meglio anche tutti gli altri temi. Diciamo che la priorità viene data alle classi quinte della scuola primaria e alle classi della scuola secondaria di primo grado, perché sono tematiche che prima della quinta magari è un po' difficile da affrontare, e il tipo di mostra ha quel target specifico, il che non vuol dire che le altre classi non possono partecipare, ma la priorità ce l'hanno. Sempre questo, però vi daremo notizia appena sarà confermata sia le date che la location. Sempre in collaborazione con l'AREA, però rivolto in questo caso esclusivamente alle scuole secondarie di secondo grado, c'è la possibilità di fare una serie di laboratori gratuiti per quest'anno scolastico e anche per il prossimo anno scolastico. In questo caso noi ci occupiamo appunto di questo laboratorio che coinvolge le scuole secondarie di secondo grado. L'idea di base è ispiriamoci alla natura, cioè studiando la natura posso avere un sacco di informazioni, posso avere un sacco di suggerimenti per cercare di tutelare il mondo per quanto possibile. La nostra attività si chiama web design, web in parte inteso come rete internet, ma soprattutto inteso come ragnatela, e parte da questa idea. Si prendono una serie di oggetti, un bicchiere di plastica, un paio di occhiali, uno spazzolino, e si ragiona sull'impatto che avere questi oggetti ha nel mondo, ma soprattutto perché sono fatti così, come potrebbero essere fatti in modo diverso, come potremmo usarli in modo diverso, come potremmo farne a meno oppure utilizzarli in modo più consapevole. Però tutta la logica del laboratorio è legata non alle risposte che loro devono cercare, ma alle domande che devono porsi. E tutte queste domande vanno a costruire tutta una ragnatela di conoscenze e di metodo di lavoro che è estremamente importante per la scuola secondaria, per avere più coscienza del mondo in cui vivono. Oltre a questi due laboratori, che sono, ripeto, gratuiti, scusate, mi stavo dimenticando, sono 20 prenotabili da gennaio a giugno, c'erano 10 fino a dicembre, ma sono già stati prenotati, poi ce ne saranno altri 30 per l'anno scolastico 2019-2020. Escursioni didattiche, qua mi fermo un po' di più perché è una parte che stiamo sviluppando sempre di più con vari luoghi e anche con varie attività. Sono perché questo, anche perché il settore naturalistico ovviamente ha bisogno di tempi e anche di luoghi dove poter studiare bene la natura. E quindi più facilmente ci dedichiamo a queste cose. Il primo luogo che sono i luoghi dove possiamo fare attività, per cui ce ne sono tantissimi, non solo tutti in realtà perché ne manca ancora qualcuno, ma è per dirvi che in realtà ve ne presentiamo qualcuno, dopo assieme con voi possiamo discutere tanti altri luoghi. Il primo luogo dove lavoriamo moltissimo e dove ci sono tantissime cose da fare è a Cavallo. Questa è una foto invernale perché le prossime attività che dobbiamo fare sono attività sulla neve, attività con le ciaspole, ma anche quindi escursioni con le ciaspole, ma anche altre attività che permettono di studiare la neve, permettono di studiare il paesaggio e gli effetti della neve sul paesaggio. Ma in realtà Piancavallo, in realtà offre un sacco di spunti interessanti in primavera. Primavera vuol dire maggio per Piancavallo, perché marzo-aprile c'è ancora la neve.
non viene molto sfruttato finora, ma in realtà il fenomeno del carcinismo si studia benissimo in questa non è una valle. Tutto questo spazio qua è tutto stato sciolto dall'azione corrosiva dell'acqua e si possono leggere un sacco di fenomeni naturali e strettamente legarli anche alla storia di questo luogo e all'archeologia fatta in questo luogo. Oltre a Piancavallo lavoriamo all'Altopiano del Cansiglio. Se diciamo Piancavallo ha la grossa valenza legata alla neve, perché la neve là c'è sicuramente tutti gli anni, in altri luoghi no, e il carcinismo si studia molto bene, c'è tutta la parte geologica, si studia molto bene. Cansiglio, che è l'altopiano gemello, c'è solo un confine regionale che divide, la valenza secondo me maggiore è legata allo studio del bosco e anche a tutta la valenza storica che accennava prima Luca, e alcuni fenomeni carsici si possono vedere molto bene anche lì, però tutta la parte della vegetazione sicuramente si studia molto bene. E poi c'è tutta la parte legata alla palma, perché ieri sera era un succo delle classi. Esatto. Camminare con 60 bambini e comunque vedere a 20 metri da noi 30 cervi, un'emozione mondiale. E al di là dei cervi ci sono tutta una serie di... lo studio delle tracce degli animali si possono fare anche senza vedere i cervi. Poi i fiumi. Ho messo fiumi molto generici, questo elemento, perché è una cosa che sempre più ci viene chiesta e stiamo cercando di sviluppare con nuove possibilità, è la possibilità di studiare il fiume non solo in un luogo, ma di poter fare il percorso lungo il fiume, partendo o dalle foci o dal medio corso, a seconda del fiume, per arrivare fino al soggetto. Un esempio classico è il tagliamento, che partendo da Pilzano, e quindi anche là c'è tutta la valenza storica di quel sito, il medio corso fino ad arrivare alla foce, piuttosto che l'Evenza con le sorgenti, la Santissima, legato a Pando dell'Evenza, sono vari siti poi lungo il corso fino ad arrivare alla foce, piuttosto che il Noncello. Abbiamo cominciato 2 anni fa a collaborare poi anche con l'associazione Comunauti per poter vedere il Noncello sia da riva ma anche dal direttamente dal fiume, e dà tutta una percezione diversa del fiume. Le differenze, su che fiume scegliere, molto spesso la scelta ricade su questioni geografiche territoriali, cioè il mio fiume va a studiare. In realtà sono fiumi molto diversi, perché il tagliamento sicuramente offre è il fiume a caratteristiche più lungo d'Europa e dà delle valenze sia paesaggistiche ma anche sul tipo di fiume che sono importanti. L'Evenza ha l'aspetto legato alle sorgenti che sono molto poco comuni, perché c'era solo lui qua, per cui è molto originale e ha quella valenza. Il Noncello ha il grosso vantaggio che è il corto, per cui dall'inizio alla fine sono 14-15 km, per cui posso vedere in poco spazio, anche in mezza giornata posso vedere sia le sorgenti che dove finisce. Tutti si concludono, tranne non c'è dove dove va a finire l'acqua del fiume, con tutta una serie di rilievi lungo il percorso per andare a vedere cosa succede. La Valcellina, metto solo l'immagine, ne ha già parlato abbondantemente Luca, è chiaro che nelle escursioni legate alla Valcellina il museo che noi gestiamo ha un ruolo cardine. Ma soprattutto aggiungo questo luogo dove stiamo lavorando molto e ci vorremmo farvi conoscere di più, ma prima perché è un luogo a me molto caro per questioni mie, ma anche perché offre uno spunti didattici enormi. Valle Vecchia è localizzato tra Cavo e Biglione, è un'azienda regionale dove ci sono un sacco di cose che si possono fare dal punto di vista didattico, perché ci sono una zona agricola, c'è cioè una zona dove ci sono tutta una serie di lavori di miglioramento ambientale, ci sono tutta una serie di zone umide e c'è la spiaggia. La cosa che forse per le più grandi, per le secondarie e secondo grado magari viene
più interessante è tutta l'innovazione nel settore agricolo che viene fatta lì. L'innovazione e la sperimentazione legate ai cambiamenti climatici e alla sostenibilità ambientale. Sono delle sperimentazioni che sono uniche in Italia, che vengono fatte lì, con tecnologie ultra all'avanguardia e che possono essere studiate e osservate, perché sono proprio, vengono fatte sperimentazioni per poi esportarle al di fuori. Piuttosto che si può studiare il sistema dunale, la pineta, tutti gli ambienti che si succedono dal mare fino ad arrivare all'introterra, ma ovviamente anche là ci sono un sacco di animali che si possono osservare, molto di più per certi aspetti che anche il Consiglio. È molto più facile osservare perché si osserva anche in pieno giorno, cosa che magari le altre parti più difficile, lo studio delle tracce degli animali ha una valenza didattica enorme, tante volte viene sottovalutata perché implica una serie di ragionamenti deduttivi estremamente importanti. E lì in una passeggiata si possono osservare tranquillamente le tracce di tipi di mammiferi diversi, senza grossi problemi. Altro luogo è Biglione, dove lavoriamo. Biglione abbiamo due luoghi diversi. Lavoriamo a Porto Baselga, dove c'è il porto, per capirci. E la valenza di quel luogo è il porto e poi la collaborazione con l'associazione di pesca locale, che sta facendo tutta una serie di lavori per legati alla promozione della pesca sostenibile. Per cui lavoriamo sia sulla conoscenza del sistema, dell'ecosistema della spiaggia, ma anche sulla pesca sostenibile. La possibilità di prendere in mano un pesce comunque implica studiare il singolo pesce. È un po' complessa come attività, ma funziona sicuramente molto. D'altra parte, l'altro luogo dove lavoriamo è fare visione è una nuova passeggiata che hanno costruito e messo sistema. È una passeggiata di 2 chilometri che arriva completamente pedonale, che arriva al faro. Il faro di per sé non ha soprattutto la valenza logistica, per cui è un luogo dove si possa andare al mare, ci sono dei bagni anche a marzo aperti, se voglio studiare quel luogo diventa facilmente fruibile per qualsiasi classe. E l'altra valenza di questo luogo è che c'è la foce del Parlamento, appena vedrò. Perché posso vedere tutta la pineta, il mare, la sabbia, le dune e vedere anche la foce del Parlamento, per cui dal punto di vista dello studio della geografia è sicuramente valido. E basta. Per escursione ci sono altri luoghi, questi sono i luoghi principali. Ci sono anche altri fiumi che si possono studiare, il fiume Sile, l'abbiamo studiato abbondantemente. Eureka è il contenitore che vuole racchiudere, vuole contenere tutti gli altri laboratori che vengono coprogettati spesso assieme all'insegnante che lo studia. Qua non vi dico dei nomi dei laboratori, vi metto solo alcuni argomenti che possono essere sviluppati. Perché questo? Perché poi assieme, a seconda del tipo di progetto, a seconda dell'insegnante che lo chiedono, si decide cosa fare. Ho diviso tra scienze fisiche e scienze naturali, ma in realtà anche in questo caso è una divisione solo di comodo, perché c'è della fisica nello studio della natura e c'è dello studio della natura quando si parla di fisica. La fisica dell'aria permette un sacco di implicazioni didattiche interessanti, anche biologiche e non solo fisiche. Lo studio dell'acqua, le caratteristiche dell'acqua, il galleggiamento, spiega benissimo la scuola primaria, si possono fare tantissime cose interessanti. La luce e l'energia sono spesso collegate, si prestano molto bene a molti esperimenti e a molte sperimentazioni assieme ai ragazzi. L'astronomia, l'anno scorso abbiamo cominciato a fare anche attività serale con alcune scuole, potendo farlo è un'esperienza sicuramente interessante. Però si può fare astronomia diurna sul sole anche durante il giorno. Sull'energia io consiglierei, se dobbiamo fare attività sull'energia, di rivolgersi anche alla nostra visto che ci sono dei laboratori molto efficaci e che sono gratuiti, vale la pena inserirli di là.
L'inquinamento, ci stiamo dotando di una serie di strumenti che magari le scuole non usano, non hanno per ovvi motivi, ma che adesso cominciano a essere anche facilmente utilizzabili e di facile lettura, per cui abbiamo un rilevatore di particelle che ci dà l'indice di polveri sottili, per cui si può arrivare alla vostra scuola e dire quante polveri sottili sono, possiamo vederle, quanto sottili sono, e cambia davanti alla scuola, dietro la scuola, cambia a gennaio piuttosto che ad aprile, e dare una serie di informazioni, piuttosto che un rilevatore di onde elettromagnetiche. Cosa vuol dire avere un cellulare che scarica dati e me lo metto in tasca? Che implicazioni ha questa cosa? E cosa vuol dire se invece questo cellulare, invece di essere qua, fosse semplicemente a 50 cm di distanza, piuttosto che una rete wifi all'interno della scuola, eccetera, eccetera. Cosa vuol dire avere una connessione dati che cerca il campo, la propagazione? Tutti questi dati possono essere, invece che raccontati, sperimentati attraverso una serie di strumenti che abbiamo a disposizione. Per quanto riguarda le scienze naturali, ci sono tante altre cose che possono essere fatte a scuola. L'unica forse parola che voleva mettere era l'ecologia, nel senso che tutti gli altri temi, che adesso ne ho messi alcuni, ma si poteva andare avanti ancora, in realtà hanno sempre un approccio ecologico. L'ecologico in che senso? Nel senso di dire, parlo degli organismi legati all'ambiente in cui vivo. Per cui se parlo degli insetti, non parlo solo degli insetti, ma parlo di dove vivono questi insetti, di come, perché vivono proprio lì, perché sono fatti così, perché si sono evoluti in quel modo. Li leggo, gli scheletri, abbiamo tutta una dotazione di, da qualcuno ci ha già lavorato, di scheletri che permettono una serie di implicazioni legate all'evoluzione. L'evoluzione è un concetto sempre molto difficile da spiegare, tanto è vero che la selezione naturale non l'ha scoperta i greci, l'ha scoperta 250 anni fa, poco più, proprio perché è concettualmente difficile. Poterla verificare sui reperti e magari fare lo stesso percorso che è stato fatto per arrivare alle teorie attuali che hanno superato le varie teorie di Darwin, diventa molto più efficace. Ci sono alcune attività legate al corpo umano, insetti, l'albero, ho messo l'albero, possiamo parlare di come è fatto un albero, le differenze tra un albero e l'altro, possiamo parlare solo del legno a seconda di quelli che sono gli obiettivi della vostra classe. Se prato il bosco deve risorgere, sono vari esempi di ambiente, ma forse il primo ambiente più interessante è il giardino della vostra scuola. Quasi tutte queste attività possono essere fatte nel giardino della vostra scuola, ci sono tantissime cose che si possono fare senza dover per forza andare in un parco naturale o fare una gita molto lontana, e ha comunque delle grandi valenze didattiche, soprattutto legate al fatto che il giardino lo vedono tutti i giorni. Geologia, compostaggio, microbiologia, igiene, il gusto e la genetica. Sulla genetica mi soffermo un attimo solo su questo, perché sono delle alcune attività nuove che abbiamo sperimentato l'anno scorso e adesso vorremmo estendere in collaborazione con una ricercatrice del CRO che collabora con noi già da diversi anni. L'idea è quella di un argomento così complesso ma così mutevole, nel senso che le conoscenze che ci sono adesso sono molto diverse dalle conoscenze che c'erano 5 anni fa e sono molto diverse dalle conoscenze che avevo io all'università, completamente rivoluzionato il mondo della genetica. Provare a sperimentarle in modo originale e anche divertente. Il titolo richiama una delle attività che si possono fare, è quella di simulare una scena del crimine e vedere come lo studio del DNA, la genetica, possono dare tutta una serie di informazioni. L'obiettivo non è risolvere il crimine, ma capire come funzionano questi strumenti che valorizzano. Cosa vuol dire un test di paternità, cosa vuol dire l'analisi del DNA, eccetera, eccetera. Questa cosa si può fare con il secondario di primo grado e il secondo grado. La differenza tra le due proposte è, per esempio, che con le medie, per capirci, c'è anche tutta la parte legata
l'albero genealogico dei viventi. Una volta si differenziava una specie dall'altra in base alle caratteristiche morfologiche. Ora questo concetto sta vacillando, perché ci sono animali che apparentemente sono uguali, in realtà appartengono a due specie perché hanno dei DNA diversi. Cosa vuol dire studiare il DNA e quali informazioni possono dare? Mentre invece per la secondaria di secondo grado c'è anche tutta la parte legata alla genetica medica, si possono fare tutta una serie di approfondimenti legati ai tumori, ma non solo a quello, a tutto lo spettro medico dello spettro medico del DNA. Questo con un ricercatore, una ricercatrice anzi, del CRO, che quindi sperimenta queste cose tutti i giorni. Basta. Adesso vi faccio solo vedere se funziona. Faccio vedere dove potete trovare tutte queste informazioni. Se qua prende molto poco la rete, per cui non avete più veloce questa cosa. Nel nostro sito eopolis.info potete trovare tutte le cose che abbiamo detto e tutti i nostri riferimenti. Le attività del meteo sono le attività non per le scuole ma rivolte al pubblico, per cui potete vedere ogni weekend ci sono tutta una serie di attività che proponiamo. Partiamo dai musei. Ecco qua. I musei potete trovare tutta l'offerta di cui abbiamo parlato, dal Museo Archeologico di Montreale, Museo Archeologico di San Vito, Museo d'Arte di Pordenone, Museo Archeologico di Pordenone. Per ogni progetto trovate la scheda con tutte le attività e il link al modulo di prenotazione online. Proviamo a aprirlo così vedete di cosa stiamo parlando. Qua trovate compilate tutti i vari varie voci che vengono dette, dove c'è l'asterisco, è un campo obbligatorio. Alla fine, una volta compilato, adesso in questo caso non me lo vado a inviare perché è il mio, ma vi dà l'invio e potete inviare nel momento che è inviato, è funzionato, per cui volendo aspetto una volta, beh, ma mai è mondiale, diciamo così. Però rispetto a un fax o alla mail, eccetera, è molto estremamente più veloce. Noi ci troviamo tutti i dati incasellati e non si perde nessun foglio, nessuna cosa. Le proposte extra museali le troviamo nella pagina dedicata alle scuole. Anche qua trovate la maggior parte, non tutto, perché avete visto tante cose che in realtà vengono concordate direttamente con gli insegnanti, però percorsi per approfondire la storia antica, le escursioni didattiche, trovate i primi passi tra i reperti, questa teoria in città, anche alcuni sono progetti specifici per alcuni comuni e cercate tutte quante le cose. Alla fine di ogni pagina c'è questa cosa qua, vi consigliamo di utilizzarla, è possibile, vi chiediamo, è possibile di utilizzare, è un modulo veloce come quell'altro per dire, darci dei suggerimenti, per dire, darci un feedback rispetto all'attività. Tante volte noi facciamo l'attività e poi non vediamo tutto quello che succede dopo. Invece avere il feedback, a volte ci arriva per telefono, perché ci incontriamo, perché ci parliamo, a volte magari non arriva e là potrebbe essere utile in questo modo. Poi le cose legate alle mostre le trovate qui sulle mostre. Adesso vediamo se si apre, sì. Per cui abbiamo Sironi, abbiamo la mostra Tutti si per terra, che vi dicevo adesso è a Meugia, ma dopo sarà. Vabbè, più posso vicino. Chiedere una cosa, certo. Non è chiaro. Se io volessi partecipare a un laboratorio legato alla mostra Tutti si per terra, cioè magari sull'energia, sì. Sull'acqua, insomma, avevamo fatto vedere una serie di argomenti. Cosa dovrei fare? Perché ancora non sì. Aspettare gennaio. Legato a questa mostra, sì, non c'è nulla ancora nel sito, perché non è ancora definita né il periodo né il luogo, perché non ha senso. È definita questa,
Per cui, ma poi ci sarà la stessa identica cosa che ho scritto. Devo solo controllare, quindi quando appare, esatto, appare quella. E poi ci sarà il link delle prenotazioni, che okay, è esattamente come l'altro. Come l'altro, quindi dove attendere, controllare, diciamo, da gennaio in poi. Sì, c'è un altro aspetto. Noi abbiamo tutto un elenco, una newsletter rivolta agli insegnanti, che non è invasiva perché vi arriverà una o due mail all'anno di solito, quando presentiamo dei nuovi progetti particolari, okay, volendo. C'è la possibilità di, anche in questo caso, di iscriversi direttamente, vedete qua, iscrivervi alla newsletter, questa è la newsletter per gli insegnanti, okay, questa è per tutte le attività extra scuole, okay, si può fare direttamente da lì. Il vantaggio della newsletter è proprio quella che un'esigenza come la sua viene risolta anticipatamente alla pubblicazione, cioè quindi guardate che parte questo nuovo progetto. Voi capite che da una parte è informativa, dall'altra dà un vantaggio enorme, nel caso per esempio della gratuità a margine, certo, perché se che ci comunque sono, non è limitato a avere, essere in newsletter vuol dire praticamente un'informazione in tempi giusti. Senza avere l'ansia di Dio, aspetta che no, controllo. No, prendiamo il nostro sito con una cosa divertente. Esatto. Non ansiosa perché che abbiamo sono altre cose. No, piuttosto quello per andare a vedere le attività che facciamo nei weekend. Allora magari là sì, andate a vedere tutte le settimane. Luoghi speciali sono i luoghi, per esempio il mulino di cui vi parlava prima Luca, che non sono catalogabili come musei, e che però sono luoghi dove facciamo attività, oppure c'è questo che è l'elenco di tutti i luoghi dove facciamo attività, che è l'immagine che vi ho fatto vedere prima. Che quindi potete trovare tutti i luoghi e andare a vedere, per esempio, adesso, ah no, bisogna risparmio, però potete vedere che cos'è e dove si fa. C'è un altro aspetto anche che è legato, in fondo ci sono le news. Per cui ci sono di solito le ultime cose più importanti, quindi la mostra di Mario Sironi e i laboratori gratuiti per le seconde varie qua, perché se ci servono, se conoscete operatori che vogliono lavorare. Beh, e in particolare per esempio come si dice, decidere insieme una gita, esatto, è l'ultima pagina, è l'ultima pagina. Scusa. Del so come i bambini. Allora, cioè, no, benissimo. Allora, qua poi ci sono i riferimenti ai vari settori e all'interno dei vari settori ci sono tutte le indicazioni con i nostri recapiti, ma l'ultima slide in realtà è questa qua, con tutti i nostri riferimenti, okay, e il sito, la nostra mail, ci potete trovare su Facebook, ci potete trovare su Twitter. Lo lascio tutto il tempo. Allora, grazie. Grazie a voi.